Benvenuti a tutti a questo webinar su statistiche sull'istruzione e la formazione, stato dell'arte e potenzialità nell'ambito della Conferenza Nazionale di Statistica. Io sono Paolo Turchetti, funzionario del MUR, Ministero dell'Università e Ricerca, e lavoro nell'ufficio di statistica. Questo webinar sarà strutturato in tre interventi. Uno che riguarda il sistema delle fonti dell'istruzione e della formazione, un altro che si occuperà del nuovo registro tematico istruzione e formazione dell'Istat, e un ultimo intervento che ha come argomento la revisione e aggiornamento della classificazione dei percorsi di studio, di istruzione e formazione e dei titoli di studio degli studenti che sono nel sistema educativo italiano. Prenderanno la parola delle colleghe dell'Istat, ognuna per l'argomento di sua competenza, e volevo dire che sono tutti argomenti molto attuali ed alcuni addirittura proiettati verso il futuro, perché stiamo passando appunto dalle statistiche da fonte di indagine a statistiche da fonte di dati amministrativi, non solo in Italia, ma in tutta Europa e praticamente in tutto il mondo. E quindi anche l'Istituto Nazionale di Statistica si sta adeguando a questa nuova, diciamo, raccolta dati in modo da essere più esaustivo e più completo possibile. E a questo punto io darei subito, anche perché i tempi sono molto ristretti, la parola alla prima collega, la dottoressa Donatella Grassi, del Servizio Sistema Integrato Lavoro, Istruzione e Formazione della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare dell'Istat, che ci parlerà appunto del sistema delle fonti sull'istruzione e la formazione. Prego, Donatella. Grazie Paolo. Passo a condividere le slide e mi ci vorrà un momento. Ecco, già siamo sulla pagina. Ok, ecco qui. Allora, grazie Paolo. A tutto schermo, ecco fatto. Quindi, grazie, sì, il sistema delle fonti sull'istruzione per fare un primo quadro di quello che sarà tutta le comunicazioni di oggi. Allora, diciamo che oggi come oggi tutte le agende nazionali, internazionali concordano, ma ormai da tempo, sul fatto che la formazione di capitale umano qualificato e il contrasto alla povertà educativa sono fattori fondamentali per la crescita di un paese. Una su tutte, l'Agenda 2030 SDGs delle Nazioni Unite, per cui il quarto goal individua proprio la necessità di assicurare un'istruzione di qualità inclusiva e di promuovere la formazione continua per tutti. In Italia possiamo individuare alcuni aspetti cruciali su cui ancora è necessario davvero lavorare in questo senso: un ampliamento nell'offerta dei posti in asilo nido, la riduzione del gender gap, in particolare per quanto riguarda l'area STEM, l'abbattimento, l'azzeramento dell'abbandono scolastico, degli interventi su quella che è la formazione professionalizzante, sia secondaria che terziaria, e poi non da ultimo degli interventi su quello che è la qualità degli apprendimenti. Va detto che anche il PNRR acquisisce al proprio interno tutte queste questioni fondamentali, per cui vediamo come le missioni, diciamo, del PNRR, una delle missioni del PNRR è proprio il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido all'università, e vengono stanziati fondi importanti su questi aspetti. Si arriva quasi a 20 miliardi sull'istruzione.
Quindi, se siamo d'accordo che questo è il presupposto, gli istituti nazionali di statistica, la statistica ufficiale in generale, devono monitorare su questi fenomeni, nel senso che a partire dai fenomeni attraverso fonti adeguati è necessario individuare un set di indicatori che ci consente di tenere sotto controllo questi fenomeni. E in particolare poi in presenza di politiche ad hoc e quindi per una valutazione di queste politiche. L'Istituto Nazionale di Statistica da tempo ormai ha messo in piedi un sistema informativo basato su una molteplicità di dati, una molteplicità di indicatori. Come vediamo, ormai la ricchezza informativa è davvero ampia. Partiamo da quelli che sono ormai i dati forse principali, cioè i dati che ci forniscono la maggior parte dell'informazione, che sono i dati amministrativi. Grazie alle anagrafi nazionali degli studenti, sia delle scuole fornita dal Ministero dell'Istruzione, sia dell'università fornita dal Ministero dell'Università e della Ricerca, e a cui poi aggiungiamo anche i dati e l'archivio, diciamo così, degli studenti degli istituti tecnici superiori che inquadrano un altro pezzetto dei percorsi di istruzione che possono essere svolti. A questi l'istituto associa anche informazioni che provengono dalle rilevazioni nazionali INVALSI, che ci permettono di associare alla frequenza dei percorsi e dei corsi di istruzione e formazione anche informazioni sulla qualità degli apprendimenti. Poi abbiamo le rilevazioni, quelle del Ministero dell'istruzione, sempre le rilevazioni sulle scuole che costituiscono comunque ancora una base fondamentale da cui vengono tratte molte delle informazioni che anche l'Istituto Nazionale di Statistica diffonde. E poi ci sono però tutte le indagini effettuate specifiche sul tema effettuate dall'Istituto e delle informazioni che vengono tratte da indagini in qualche modo satellite di questo fenomeno. Abbiamo, come prima, citerei l'indagine europea sulla partecipazione degli adulti, perché è un'indagine armonizzata a livello europeo e che ci consente confronti a livello europeo. Anche questa, scusate, AES viene svolta ogni 5, ormai ogni 6 anni. E poi abbiamo invece il modulo molto ampio su istruzione e formazione dell'indagine forze di lavoro, anch'essa svolta armonizzata a livello europeo, ma che è un'indagine continua e quindi abbiamo informazioni annuali in questo caso. E poi ci sono le tre indagini sui percorsi, sugli sbocchi dei diplomati, dei laureati e dei dottori di ricerca. A queste, dicevo, si affiancano informazioni provenienti anche da altre indagini dell'Istituto. Ad esempio, importante è la rilevazione sugli asili nido perché ci fotografa un quadro che altrimenti rimarrebbe escluso dai dati amministrativi, ma poi anche l'indagine sulle spese delle famiglie, l'indagine USILC che con le informazioni sulla spesa e sul reddito ci permettono di mettere in relazione i livelli di istruzione anche con il rischio di esclusione sociale. Indagine su aspetti della vita quotidiana che completa il quadro con alcuni indicatori su aspetti culturali in generale, ma che ultimamente ha anche inserito un modulo sulla, possiamo dire, la scuola ai tempi del Covid in qualche modo, quindi sulla DAD, e quindi è molto importante da questo punto di vista. Laddove non esistono dati di indagine o dati amministrativi, si ricorre in qualche modo a dati aggregati. Quindi diciamo che questo sistema di input-output tutto sommato ha funzionato fino ad oggi e ci consente di coprire più o meno tutto l'universo dell'istruzione e della formazione attraverso una batteria molto ampia di indicatori con cui popoliamo tutti i nostri rapporti.
Va detto che però esistono in questo sistema alcune criticità. Si tratta, come vediamo anche dallo schema disegnato qui, di processi indipendenti tra loro, di input-output, organizzati secondo una logica che viene definita in genere stovepipe, per cui dall'input all'output senza interazioni tra le fonti. Questo, diciamo, in qualche modo ci porta ad evidenziare alcune criticità, alcune ridondanze nelle fonti, che in alcuni casi vogliono dire anche discordanze tra le fonti, per cui alcuni dati ripetuti e non uguali tra loro. Questo capita in alcuni casi, sia nei dati amministrativi, ma anche nei dati di indagine, per cui è necessario stabilire dopo analisi ad hoc quale delle fonti deve prevalere. Abbiamo peraltro anche dei gap informativi, ne abbiamo già parlato di alcuni e comunque insomma che in qualche modo devono essere ridotti o eliminati. Un burden elevato sia per i rispondenti, e mi riferisco fondamentalmente alle indagini, sia per i rispondenti che per l'istituto stesso, sia dal punto di vista organizzativo che di costi. 2 minuti. Una disarmonia in qualche modo tra variabili, concetti e unità e la dimensione longitudinale che può essere indagata solo a livello in modo un po' parziale. Per questo l'istituto sta andando verso una razionalizzazione, un rinnovamento di questo sistema attraverso una sistematizzazione, un'armonizzazione, un potenziamento e poi un'integrazione delle fonti, per consentire quindi non solo la produzione corrente, ma anche per potenziare l'analisi riducendo il carico statistico. Quindi, il sistema di base rimarrebbe in qualche modo garantita la rappresentatività degli indicatori e del set di indicatori che sin qui abbiamo utilizzato. Tuttavia, attraverso un processo di validazione e armonizzazione e quindi di integrazione attraverso un registro, si potrebbe addirittura arrivare ad un ampliamento del set di indicatori e quindi della conoscenza sul fenomeno. Diciamo così, il perno su cui ruoterà il nuovo sistema è rappresentato dal registro tematico dell'istruzione, che si vedrà nella prossima presentazione, che a sua volta necessita però di tutta una fase preliminare di armonizzazione delle fonti. Ed è su questo, peraltro, che stiamo lavorando con un importante lavoro di riclassificazione dei percorsi e dei titoli di studio. Mi fermo qui, grazie. Grazie a te Donatella per questa interessantissima panoramica sulle fonti che ci dà in effetti un'idea di quante indagini sia nazionali che armonizzate a livello europeo e quanti archivi amministrativi siano necessari per avere una conoscenza esaustiva del fenomeno dell'istruzione e della formazione, perché di solito ovviamente i non addetti ai lavori pensano che sia molto semplice contare ad esempio quanti sono gli studenti o sapere quali sono i titoli di studio della popolazione italiana, quando invece purtroppo è un'operazione molto complicata. Prendendo spunto dall'ultima slide di Donatella, passerei subito la parola alla dottoressa Giovanna Brancato, sempre dello stesso servizio, il Servizio Sistema Integrato Lavoro, Istruzione e Formazione, e della stessa direzione ovviamente, che ci parlerà appunto proprio in una sorta di continuità tra le due presentazioni del nuovo registro tematico istruzione e formazione dell'Istat. Prego, Giovanna. Grazie Paolo. Procedo a condividere le slide. Salve a tutti. Allora, presento diciamo, alcuni elementi di questo nuovo registro tematico sull'istruzione e la formazione, questo contributo non solo da parte mia, ma anche della collega Claudia Busetti. Allora, è utile diciamo, inquadrare questa attività nell'ambito di un progetto più ampio di modernizzazione della produzione statistica che
che ha avuto avvio già da alcuni anni all'Istat e che vede, diciamo, il progressivo ampliamento della produzione statistica che utilizza dati di fonte amministrativa, ma attraverso la costruzione di un sistema integrato di registri statistici. Quindi, diciamo, l'idea è quella di ridurre un po', diciamo, in parte le rilevazioni dirette e sfruttare appieno, ma in modo, diciamo, armonizzato, integrato, i dati di fonte amministrativa. E uno di questi, in questo sistema integrato dei registri, il registro tematico dell'istruzione e formazione, è uno degli elementi che può entrare a far parte. È un progetto importante, più ampio, come accennavo, che fa parte proprio dei programmi strategici dell'Istituto. Il PG2, programma strategico numero 2, sviluppo del sistema integrato dei registri. È un progetto multidisciplinare, in cui io ho la fortuna, diciamo, di coordinare, però vede il contributo di numerose professionalità all'interno dell'Istat. In questa presentazione vi illustrerò pertanto i principali elementi relativi alla progettazione e allo sviluppo del registro. Allora, quali sono gli obiettivi principali del registro? Sicuramente è fornire una base informativa strutturata e stabile a supporto della produzione statistica dell'istruzione e formazione. Quindi le statistiche in futuro dovranno essere prodotte partendo dal registro e andando poi a integrare, come ha fatto ben vedere Donatella Grassi precedentemente, tutte le informazioni provenienti dalle indagini. Quindi ge deve gestire informazione di tipo trasversale e longitudinale, perché diciamo, spesso produciamo statistiche che hanno anche una natura trasversale, quindi annuali. E non ultimo, deve essere di supporto agli altri processi dell'Istat. In primo luogo, fornire le variabili su istruzione, informazione e formazione agli altri registri, ma anche, per esempio, rappresentare una base per l'estrazione di liste di campionamento per le indagini specifiche che hanno a che vedere con l'istruzione e la formazione, fornire dati per procedure di controllo e correzione o di validazione. Tutto ciò viene re realizzato attraverso l'integrazione delle numerose fonti amministrative e l'integrazione con dati di rilevazione, ma anche, non ultimo, diciamo, l'integrazione all'interno del sistema integrato dei registri, denominato SIR. Vale la pena accennare un attimo di che cosa si tratta. Questo sistema integrato dei registri è un sistema che si fonda su quattro registri base che colgono le cosiddette popolazioni base, individui e le relazioni familiari, unità economiche, luoghi, cioè unità territoriali geografiche, e un quarto registro sulle attività che mette in relazione i precedenti tre. Il sistema è anche composto da cosiddetti registri satellite o tematici, che quindi ne rappresentano degli approfondimenti tematici su alcuni aspetti, oppure possono essere delle estensioni con delle variabili più specifiche di registri base. Questo sistema è alimentato prevalentemente da fonti amministrative, ma non solo, anche da dati di indagine, rispetto alle quali anche restituisce informazione, e il registro tematico dell'istruzione e formazione, che denominiamo RTIF, è uno dei registri satellite di questo sistema integrato dei registri. Le fonti di alimentazione. Quindi il registro tematico è un grande database, diciamo, relazionale, che viene in primo luogo alimentato dai dati costituiti, diciamo, nella base dati integrata su istruzione e formazione, la cosiddetta BIT. Questo è un prodotto Istat già esistente all'Istituto, è stato sviluppato per ricostruire il grado di istruzione e lo stato di frequenza diciamo, nella popolazione. Viene attualmente utilizzato diciamo, per la stima del titolo di studio,
dentro l'istituto. Ma oltre ai dati dell'Istat, viene ovviamente alimentato con le numerose fonti del Ministero dell'Istruzione, non mi dilungo perché ne ha parlato anche Donatella, quindi l'anagrafe degli studenti, ma anche quella del personale, e poi le rilevazioni che il Ministero conduce. I dati del Ministero dell'Università e Ricerca, quindi l'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati, che include anche ovviamente il post laurea, e i dati sul personale, docente e non docente, i dati che provengono dall'INDIRE sugli studenti e i corsi degli istituti tecnici superiori, cosiddetti ITS, e quindi dati nuovi che attualmente ancora non acquisiamo in forma strutturata, cioè in parte li acquisiamo ma non diciamo in forma continuativa strutturata, e che sono l'anagrafe dell'edilizia scolastica, per quanto riguarda il MUR, l'anagrafe e le rilevazioni sull'AFAM, e altre banche dati sugli accessi programmati, ossia sugli gli accessi per alcune facoltà a numero chiuso, la banca dati degli studenti dei corsi ordinari erogati dalle scuole superiori universitarie, e anche allo studio la possibilità di considerare gli insegnamenti, ossia le materie di studio che vengono svolte in ogni corso, e dall'Invalsi anche i microdati sugli esiti delle rilevazioni censuarie. In termini di struttura, quindi l'RTIF è un grande database relazionale che ha il suo corrispettivo dentro l'istituto di un database che riguarda i metadati e la qualità. Quindi praticamente le classificazioni, le definizioni e le classificazioni vengono archiviate insieme a indicatori di qualità nei sistemi centralizzati dell'istituto. E l'elemento fondante, fondamentale del sistema è la cosiddetta unità posizione formativa, che è la relazione tra l'individuo, l'istituzione di istruzione e formazione e il programma di istruzione e formazione, con tutte le sue caratteristiche annuali. Due minuti. Ok, grazie Paolo. Caratteristiche annuali e a livello di ordine e ciclo. Abbiamo poi in questa relazione l'individuo, e nel registro noi tratteremo ovviamente le informazioni su date e motivi di entrata e di uscita, le caratteristiche degli individui e informazioni diciamo relative alla loro vita, cioè quindi il massimo livello di titolo di studio conseguito, cioè il grado di istruzione, gli anni nel sistema e così via. Mentre dal lato delle istituzioni di istruzione e formazione prenderemo le caratteristiche delle istituzioni, ma anche diciamo delle caratteristiche che possono rappresentare degli indicatori di contesto territoriale o geografico, insomma, in cui questa istruzione ha luogo. Un'altra unità importante è quella dei titoli di studio, cioè tutti i titoli conseguiti e le loro caratteristiche, e dei tirocini, in particolare al momento trattiamo i dati su tirocini ITS, insomma il periodo, le ore, il partner e la sede presso cui si svolge il tirocinio, l'attività economica, ma speriamo in futuro di poter ampliare anche queste informazioni relative ai tirocini. E per quanto riguarda le relazioni all'interno del registro base del sistema integrato dei registri, il registro tematico prende, diciamo, acquisisce informazioni sulle caratteristiche demografiche e le relazioni familiari dal registro base degli individui, sulle istituzioni dal registro base delle unità produttive e dalle sue componenti, cioè quelle relative alle imprese, alle istituzioni pubbliche, alle istituzioni no profit, che sono proprio le tipologie di istituzioni di istruzione e formazione, i luoghi di studio e di residenza dal registro base dei luoghi, e avrà un rapporto privilegiato con il registro tematico del lavoro che documenta le posizioni lavorative. Concludo dicendo che il progetto è stato avviato nel 21 e abbiamo fatto una ricognizione delle esigenze informative e statistiche attuali e potenziali
definito i concetti e sviluppato le prime definizioni e antologie, valutato il ruolo delle classificazioni, lo studio delle fonti, l'indicazione di un primo elenco di unità e di variabili per RTIF, e auspichiamo di avere una prima versione nel prossimo biennio, lavorando sull'architettura del sistema, la definizione dei flussi e delle regole di alimentazione e raffinando il sistema dei metadati e della qualità. Ringrazio per l'attenzione e saluto il pubblico. Grazie anche a te Giovanna, un'altra presentazione che ci fa capire quanto sia complesso l'ambito istruzione e formazione e nello specifico, come già detto, ci sottolinea ancora una volta che i registri rappresentano la fonte per le elaborazioni delle statistiche, soprattutto da popolazione, in questo caso di coloro che studiano e che sono in formazione, per il futuro. Ora passiamo alla terza ed ultima presentazione a cura di Raffaella Cascioli, anche lei facente parte del servizio Sistema Integrato Lavoro, Istruzione e Formazione, che ci parlerà della revisione e aggiornamento della classificazione dei percorsi di istruzione e formazione e dei titoli di studio. Prego, a te la parola, Raffaella. Sì, un saluto a tutti. Condivido un attimo lo schermo. Ecco qua. Allora, questa presentazione è stata curata insieme alla dottoressa Grassi, con la quale collaboro alla revisione e all'aggiornamento della classificazione dei percorsi e dei titoli di studio. Ora, in generale, una classificazione rappresenta lo strumento per organizzare le unità statistiche di una popolazione in gruppi distinti. Una classificazione è costituita da una lista di modalità che descrivono il modo in cui un fenomeno si associa alle unità statistiche. Le modalità devono essere tra loro mutuamente esclusive e contemporaneamente esaustive per ogni unità della popolazione. Esempi più complessi sono le classificazioni gerarchiche, che si configurano come un insieme di classificazioni chiamate livelli e ordinate dal più alto, che contiene categorie molto ampie, al più basso. In una classificazione gerarchica è possibile descrivere ogni categoria in un livello unendo le corrispondenti modalità del livello inferiore. Nello specifico, la classificazione dei titoli di studio sarà una classificazione gerarchica e dovrà consentire una lettura attuale e storicizzata dei percorsi di istruzione e formazione e dei titoli di studio. Dovrà consentire un'adeguata acquisizione, lettura e integrazione dei dati amministrativi e, similarmente, dei dati di indagine. Dovrà permettere confronti a livello nazionale e internazionale e aggiornamenti continui. Ora, l'Istat ha predisposto una prima classificazione dei titoli di studio italiani nell'anno 2003. Da quel momento ad oggi, il sistema di istruzione italiano è stato coinvolto da numerose riforme, tra le quali nel 2004 la riforma universitaria, poi la costituzione degli istituti tecnici superiori, la riforma dell'AFAM, l'importante riforma del secondo ciclo di istruzione della Gelmini del 2010. Nello stesso arco di tempo, si sono, avute le revisioni di importanti classificazioni internazionali dell'istruzione. Per esempio, la classificazione internazionale dell'istruzione a cura dell'UNESCO, la ISCED, revisionata nel 2011, classificazione gerarchica che al primo livello raggruppa i percorsi educativi in 9 gruppi, dall'educazione della prima infanzia ai percorsi più alti. E nel 2013 è stata revisionata anche la classificazione internazionale dei campi di studio, che permette l'aggregazione dei percorsi educativi a seconda del contenuto prevalente dei programmi. Gli obiettivi della classificazione sono dunque certamente l'attualizzazione della classificazione per tener conto delle riforme del sistema intervenute dopo il 2003 e delle nuove classificazioni internazionali, in modo da avere una classificazione che includa la serie storica completa di tutti i livelli e percorsi di istruzione. Obiettivo non minoritario è quello di tener conto dei molteplici utilizzatori e dunque delle diverse esigenze e necessità. In sintesi, quindi, l'idea è quella di creare uno strumento storicizzato, esaustivo, condiviso e utile a una vasta platea di utenti.
Stiamo procedendo con il metodo dei focus groups e di confronto con i possibili utilizzatori già a partire dalla definizione delle ipotesi di base. Gli attori coinvolti sono il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Istruzione, l'ANPAL e l'INAP. Come procedere nello specifico? Occorre definire un elenco gerarchico ed esaustivo dei percorsi di istruzione e formazione attuali e del passato. Occorre individuare un codice gerarchico univoco nazionale da attribuire a ciascun percorso, così come a ciascun percorso dovremo attribuire un codice ISCED e un codice ISCED-F. Occorrerà poi definire il tracciato record della classificazione, aggiungendo ai codici e alla loro descrizione alcune altre variabili potenzialmente utili per l'analisi. Infine, occorrerà definire una procedura di aggiornamento continuo sulla base di ipotesi validate e condivise per tener conto delle innovazioni introdotte dalla legislazione nazionale, di possibili revisioni delle classificazioni internazionali e di nuovi bisogni informativi. Quali sono gli aspetti più complessi da affrontare nell'ambito di questa operazione? Certamente la predisposizione dell'elenco dei percorsi di istruzione e formazione, che deve essere completa e dunque richiederà un lavoro molto accurato. Certamente trovare il punto di equilibrio tra l'esaustività di una classificazione e la necessità di sintesi. Dovremo poi attribuire un codice ISCED-F a ciascun percorso di istruzione, declinato al suo massimo dettaglio. Occorrerà poi individuare un criterio per la definizione del codice gerarchico che vorremmo sia parlante. Infine, la procedura di aggiornamento continuo, che richiederà la definizione di criteri standardizzati e ottimizzati. Questa è un esempio della struttura della nuova classificazione. Sarà su 5 livelli gerarchici. Ovviamente non tutti i percorsi saranno definiti fino al 5° livello, dipenderà dalle caratteristiche del percorso. Un esempio, gli FP. A livello 1 avremo il percorso distinto tra triennale e quadriennale. A livello 2 avremo le figure, figura di operatore o figura di tecnico e la specializzazione. A livello 3 avremo l'indirizzo della figura. Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, a livello 1 avremo il percorso, che per esempio distingue il liceo dagli istituti tecnici e professionali. E poi nei livelli successivi i settori, gli indirizzi, l'articolazione, la curvatura e le opzioni quando presenti. Per quanto riguarda l'istruzione universitaria, a livello 1 abbiamo il tipo di laurea, che nel caso specifico del secondo livello, del secondo ciclo dell'istruzione, distinguerà le lauree di secondo livello biennali dalle lauree a ciclo unico. Al secondo livello avremo come variabile l'area, che è le cui modalità sono aggregazioni dei percorsi universitari secondo 4 macro aree disciplinari. A livello 3 avremo i gruppi disciplinari, 15 gruppi disciplinari deliberati, definiti dall'Istat congiuntamente al MUR a fini statistici. Al quarto livello abbiamo le classi di laurea definite da decreto. Si è deciso di non spingere la classificazione introducendo tutti migliaia di corsi e questo è proprio un esempio di quanto sopra avevo accennato relativamente al fatto che bisogna trovare un punto di equilibrio tra l'esaustività della classificazione e la necessità di sintesi. Per quanto riguarda la definizione del codice unico, siamo arrivati a decidere i primi 3 digit. Il primo digit corrisponderà al primo digit della classificazione internazionale dell'istruzione e i 2 successivi sono un progressivo attribuito ai percorsi di istruzione afferenti al primo digit. Un esempio, il livello 3 accorpa tutti i percorsi secondari superiori e dunque avremo l'elenco dei percorsi di istruzione del sistema italiano dalla qualifica triennale fino al liceo. A che punto siamo? Grazie Paolo, sì. Dopo aver definito la struttura generale e la prima parte del codice, stiamo procedendo nel dettaglio di ciascun ciclo di istruzione. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado,
La classificazione non necessita di particolari approfondimenti. Per quanto riguarda invece l'ampia offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado, si è messa a punto una proposta e si è avviata un'interlocuzione con il Ministero dell'Istruzione. Per quanto concerne i percorsi FP e i percorsi ETS, si sta concludendo la fase di interlocuzione con gli esperti dei settori, dei rispettivi settori. Per quanto riguarda gli FTS, il post laurea e tutti i percorsi dell'AFA, la classificazione è in corso di definizione, mentre per quanto concerne le lauree di primo e di secondo livello e le lauree a ciclo unico, che siano del vecchio e del nuovo ordinamento, la classificazione è completata ed è stata già concordata in maniera appunto definitiva con il Ministero dell'Università e della Ricerca. Ringrazio molto per l'attenzione. Grazie Raffaella, e direi ancora una volta una presentazione che sottolinea quanto sia complesso veramente il settore dell'istruzione e della formazione, e volevo solo prima di arrivare alle conclusioni di sottolineare quanto sia importante per una classificazione, in questo caso quella dei titoli di studio, avere un aggiornamento continuo della classificazione stessa, in quanto, come avete visto, nel settore dell'istruzione le riforme si susseguono in modo molto, molto spesso ci sono delle riforme, e quindi a livello statistico siamo costretti a inseguire la normativa, il che significa cambiare continuamente le classificazioni, da aggiornarle, mantenendo purtroppo necessariamente quelle che erano anche in passato, per quello appunto che ha detto Raffaella sull'importanza della storicizzazione della classificazione per poter mantenere una serie storica che abbia un senso. E un'ultima cosa, ovviamente ritengo importantissima che la nuova classificazione dei titoli di studio italiani sia legata alla classificazione internazionale dei campi di studio. Infatti, come abbiamo visto, il primo digit esattamente corrisponde al livello della ISCED, che al quale il corso o il programma, l'unità di base a cui ci stiamo riferendo, corrisponde nel settore internazionale. Allora, io, se siete d'accordo, questi ultimi 8 minuti che ci rimangono, farei, diciamo, una domanda a ciascuno, o più che altro un punto di riflessione su ognuna delle presentazioni che sono state fatte, poi in modo da avere un commento, un parere anche da parte vostra. Iniziando dalla prima, per quanto riguarda Donatella, lo sappiamo benissimo quanto sia importante la riorganizzazione delle fonti, no? In modo da razionalizzare e da integrare il più possibile tutte le informazioni che si susseguono nel tempo e che sono necessarie, perché sappiamo bene che con il passare del tempo le informazioni richieste dalla politica, dagli utenti, dai cosiddetti stakeholder, sono sempre di più. Quindi so lo so perché stiamo lavorando insieme alla riorganizzazione delle fonti, e volevo un tuo parere, visto che l'hai anche citato nella tua presentazione, sull'importanza della... Grazie Paolo, sì, perché purtroppo col tempo tiranno non si riusciva a dire tutto, e quindi mi fa piacere poter aggiungere che sì, che stiamo facendo proprio un lavoro di analisi, di revisione, di semplificazione e di sistematizzazione di tutte quante le fonti. E diciamo, tra l'altro, è un lavoro in prospettiva, anche perché sì, stiamo facendo il lavoro a monte per poi passare a quella fase di integrazione che è funzionale al registro di cui ha parlato Giovanna. E tuttavia c'è anche poi una questione a valle sistematizzazione delle fonti, perché il registro in qualche modo renderà possibile anche
uno sfoltimento di ciò che noi andiamo a rilevare attraverso le rilevazioni, ad esempio, perché quello di cui parlavo della riduzione del burden sui rispondenti e per l'ISTAT era proprio in questo senso, cioè il fatto di poter disporre di una fonte integrata e di un raccoglitore, diciamo così, di informazione integrato come è un registro, in qualche modo ci consentirà di ridurre l'impatto di queste rilevazioni, probabilmente non di eliminarle del tutto, nel senso che una parte dell'informazione che attualmente rileviamo con le rilevazioni, con le indagini, quelle per esempio sui diplomati, sui laureati o sui dottori, potrà essere desunta attraverso l'integrazione tra il registro istruzione e per esempio il registro del lavoro. La restante parte invece è quella diciamo più soggettiva, più sulla qualità, diciamo più qualitativa, dovrà essere rilevata ancora attraverso delle indagini. Tuttavia, ecco, in questo senso ci sarà sicuramente un alleggerimento per i rispondenti e per l'Istat. Ok, grazie, molto chiaro. Poi appunto collegandomi appunto sempre al registro, volevo chiedere a Giovanna. Sappiamo tutti che al momento gli attuali archivi amministrativi che saranno la fonte del futuro registro sull'istruzione sono limitati nel tempo, cioè partono ad esempio per quanto riguarda le lauree dal 2010 in modo esaustivo e da qualche anno precedente in modo non esaustivo. Volevo capire come questo registro e se raggiungerà una copertura totale o sin da subito, seppure ovviamente andando avanti negli anni la copertura sarà sempre migliore, però dovremo scontare un periodo di attesa per avere tutti dentro, insomma, in questo senso. Grazie Paolo. Dunque, si procederà attraverso due percorsi paralleli, cioè da una parte si integreranno le fonti, come dicevi te, a partire dal 2010, da quando sono più consolidate. E dall'altra parte si sfrutterà il patrimonio informativo già presente all'istituto, perché attraverso i censimenti e attraverso il censimento continuo e attraverso appunto, il registro base degli individui, in particolare per alcune unità statistiche, titoli di studio, noi potremmo recuperare qualche informazione del passato e quindi l'unità statistica titoli di studio potrà essere un po' più completa rispetto al passato e rispetto all'unità statistica invece posizione formativa che guarda all'attuale, diciamo, alla finestra di informazioni che noi abbiamo. Sarebbe auspicabile aumentare la copertura anche su segmenti di popolazioni di studenti che noi al momento non copriamo, tipo gli FP oppure gli AFAM a livello di... Gli AFAM, certo. Però quello chiaramente dipenderà dalle fonti amministrative, cioè quindi... ben venga, magari si potesse ampliare anche quella parte, diciamo, quindi non solo nel tempo, ma anche rispetto alla popolazione obiettivo, però chiaramente su questo o ci sono le fonti amministrative oppure non è che si potrà, diciamo... Sì, certo. Quello diciamo che dipende più da noi, dal Ministero. In qualche modo, da questa è una sollecitazione che quindi colgo l'occasione per fare al Ministero. Ok, e abbiamo ancora due minuti. Volevo più che chiedere a Raffaella fare una proposta, ovviamente visto poi tra noi lavoriamo in continuazione senza problemi, se la futura classificazione dei titoli di studio, secondo te, può essere integrata nei DB dell'Ufficio di Statistica del Ministero, in modo tale da essere allineati, sempre più allineati e sempre più integrati a livello statistico. Se i vostri codici... Se i vostri codici possono essere, se è una buona idea integrare i vostri codici nei nostri DB, in modo tale da avere anche nello scambio dati una correttezza e una completezza maggiore rispetto a quella attuale, che sappiamo bene, abbiamo sempre dei problemi di allineamento tra i vari percorsi di studio.
Sì, io direi che è proprio auspicabile questo, proprio nell'ottica di condivisione, nell'ottica appunto di ottimizzare l'acquisizione, la lettura dei dati e lo scambio delle informazioni. E quindi sì, insomma, speriamo quindi di tendere. Lavoreremo anche su questo, sì. Insomma. Certamente, certamente. Va bene, no, sono rimasti 26, 25, 24 secondi, quindi... Ringrazio le tre colleghe che sono intervenute, ringrazio la regia, ringrazio l'Istituto di Statistica per questa opportunità, ringrazio tutti coloro che hanno visto questo video, questo webinar e che dire, arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti di nuovo. Grazie.